questo è un pezzo di street art che è in divenire a Napoli. C'è un amico di cui non diremo l'identità, ma lui sta usando una munnezza appicciata, ovvero un bidone dell'immondizia che ha bruciato il lato di Palazzo Giusto per creare un suo pezzo, e sta semplicemente rimuovendo dal muro in tufo la cenere. E quindi vediamo come nasce il pezzo. Sarà probabilmente un frate in adorazione, non sappiamo ancora di cosa. Uno, dos, tres, quattro, cinco, cinco, seis. Sono passate un paio d'ore e l'opera è completa. Abbiamo quindi un frate che guarda questa specie di miracolo fatto da San Gennaro, dal Napoli e dall'intera città, che torna a essere fiera della sua storia calcistica. Solo per darvi un po' di contesto urbano, questo è Palazzo Giusto, il palazzo dell'Università Orientale, e questa è Piazza San Giovanni Maggiore, dove centinaia di ragazzi giovani e giovanissimi si divertono la sera. È la piazza degli studenti e dei fuorisede. Forza Napoli! Questo è l'inizio della festa, il miracolo è avvenuto, e come ho fatto a non pensarci prima? Non era proprio un frate, era il monaciello che ha fatto il miracolo, o ha ammirato il miracolo dello scudetto.